siano lodati Gesù e Maria. Da ieri è iniziato il tempo ordinario e la Chiesa ci fa leggere in maniera continuativa i tre Vangeli sinottici. Siamo all'inizio, alle prime battute del Vangelo di San Marco. Abbiamo ascoltato in questo brano come il Signore Gesù predica il giorno di sabato la parola all'interno della sinagoga, ma il suo insegnamento tocca profondamente i cuori, li smuove dalle loro pigrizie e spinge le anime alla conversione. Tant'è che loro dicono: è un uomo che insegna con autorità piuttosto che con parole, con retorica, con operazioni umane di convincimento. Che cos'è questa autorità che aveva Gesù nel predicare? Una predicazione che non avevano gli scribi. Ecco, Gesù non è un uomo ripieno di parole, che usa tante parole, ma Gesù è la parola di Dio fatta uomo. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Il che significa che quando Gesù parla, è Dio stesso che parla. E la parola di Dio è la pienezza della verità, il senso della vita, l'essenza delle cose, la luce, il calore, l'amore di Dio. Ecco, fratelli carissimi, noi che siamo i discepoli di Gesù, abbiamo questa missione davanti a noi che non potremo certamente realizzare soltanto con le nostre forze, c'è bisogno della grazia di Dio, di diventare anche noi predicatori autorevoli, in cui certamente è utile anche imparare un briciolo di retorica, ma non è lì la questione. La questione sta invece nell'ascolto della parola per poter diventare parola e annunciare parola di Dio. Vedete, la parola che Gesù dava era se stesso, perché lui è la parola, abbiamo detto. Quindi quando Gesù apriva la bocca, quello che diceva risuonava all'interno di tutto se stesso, ogni angolo del suo essere vibrava, parlava, si esprimeva, veniva fuori, veniva comunicato. Quindi le parole di Gesù non erano parole di circostanza, ma parole che davano la vita al sol sentirle, parole fatte di, certamente di consolazione, ma anche parole audaci, parole che sapevano tagliare a metà una persona, non con la cattiveria, ma con la verità, nel momento in cui una persona viveva nella falsità. Ed ecco che il Signore incontra un uomo indemoniato lì, proprio nella sinagoga dove lui stava predicando. E abbiamo ascoltato invece l'esempio opposto di Gesù, un uomo che usa tante parole, che c'entri con noi Gesù Nazareno, sei venuto a rovinarci, io so che tu sei il Santo di Dio. Notiamo però due espressioni tra le parole usate dal demonio. Dice, riferendosi a Gesù, prima che è Gesù Nazareno, e poi dice il Santo di Dio. Usando la parola Nazareno vuole sottolineare l'umanità di Gesù. Aveva una cittadinanza, aveva la residenza terrena, un Dio che ha la residenza sulla terra, è Nazareno Gesù. Ma è anche il Santo di Dio, il Figlio di Dio. Quindi Dio e uomo compresenti in un'unica persona, Gesù di Nazaret, appunto, il figlio della Vergine Maria. Allora l'autorevolezza della predicazione di Gesù nasceva dal fatto che tra la divinità e l'umanità di Cristo vi era un'intima unione, un intimo legame da essere una sola persona. Quindi non c'era un filtro, un blocco, un rallentamento nel momento in cui la divinità voleva uscire fuori nella umanità, ma era un tutt'uno, Gesù è un'unica persona. Questo cosa significa per noi, fratelli? Significa che nel nostro cuore può esserci anche una vita spirituale sufficiente, buona, sana,
Però questa vita spirituale a volte fa fatica a venire fuori, perché incontra il freno, il filtro della nostra umanità, ferita, piagata, misera, con tante problematiche e così via. Allora dobbiamo cercare, con l'aiuto di Dio, di unire sempre di più la nostra umanità con la nostra spiritualità, diciamo così. La vita umana, i pensieri, i ragionamenti, i sentimenti, anche lo stesso corpo, i bisogni del corpo, con la vita spirituale, la vita che è dentro di noi, la vita intima. E quando sentiamo ribollire la nostra umanità che vuole non vivere secondo la parola, ma secondo le parole, cioè secondo il modo di vivere umano, terreno, nel regno delle chiacchiere potremmo definire il mondo terreno, allora lì la nostra vita spirituale, la vita secondo la parola, deve prendere il sopravvento, deve alzare le antenne e dire: io voglio vivere secondo Dio, io voglio vivere la parola, non le parole. Tant'è che la parola di Gesù aveva il potere anche di scacciare i demoni. Ecco, qui non si tratta tanto di scacciare i demoni delle persone possedute, che chiaramente ogni cristiano con la sua preghiera, con la sua vita, dovrebbe mettere terrore, ci sono i sacerdoti esorcisti, ma si tratta di cacciare quei demoni che tormentano la nostra vita, quei blocchi che tormentano la nostra vita, quelle tempeste, quelle tentazioni che ci opprimono. Allora ecco, la cura della vita spirituale deve guarire anche le ferite della vita naturale. Come si fa a diventare persone secondo la parola e non le parole? L'esempio è la Vergine Maria, di cui sappiamo che era una donna che meditava la parola interiormente. Quando all'improvviso si affollano nella nostra mente tante parole, e le parole si intende dire anche opinioni, pensieri, valutazioni, ogni genere di affanno, di preoccupazione riguardante il futuro, tutto ciò che ci toglie la pace, queste sono le parole. Allora in quel momento lì si tratta di entrare in noi stessi, di fissarci nella parola che è Gesù, di meditarla, di gustarla interiormente, di nutrirci soltanto di Lui, del Suo amore, di stare con Lui, fermi, inchiodati a Lui. E se c'è da soffrire, si soffre pure, ma si sta soli con Gesù, come Maria, interiormente fusa con Gesù. E dopo che sarà passata la tempesta usciremo fuori, ma uscirà la parola e non le parole umane, che a volte fanno soltanto male a noi stessi in prima battuta e poi agli altri. Siano lodati Gesù e Maria.